questa esperienza dentro di me è nata perfino qualche ora prima di quel interminabile minuto e mezzo quando la Terra si è spaccata. Perché un po' prima io ero uscito di casa, stavo passeggiando, era un caldo incredibile nel 23 novembre. Ma era una giornata da andare a fare il bagno a mare, era di pomeriggio, tardo pomeriggio, un caldo incredibile, e io scesi in maglietta a mezze maniche. E a un certo punto c'era un sole enorme, enorme, su Via dei Mille, Via Filangieri, che sembrava quasi volesse cadere sulla città. Ricordo che dentro ebbi una sensazione stranissima, come un sentimento di qualche cosa di singolare, quel caldo incredibile, questo sole gigantesco sopra la città. Sembrava sovrastare sui palazzi e volerci cadere sopra. Alle 19:34, un minuto e mezzo di terremoto e di terremoto forte, era chiusa l'autostrada tra Napoli e Bari. Quindi siamo andati per Salerno, per Contursi. E poi siamo andati su, Calabritto, Caposele, per me un comune con tanti rapporti affettivi. A Caposele io ho fatto tanti comizi in piazza e sono rimasto sconcertato perché non riconoscevo la piazza dei tanti comizi, era tutto distrutto. La sezione del Partito Comunista Italiano era crollata e sotto c'erano diversi morti. E poi abbiamo proseguito e siamo andati a Lione, tutto distrutto, a Sant'Angelo dei Lombardi, dove l'ospedale era crollato come se fosse stato di cartone. I soccorsi erano arrivati tardi da parte dello Stato. Fu drammatico per i primi giorni. Fu una straordinaria occasione di solidarietà tra nord e sud. E il volontariato fu importantissimo rispetto anche alle carenze inaudite dello Stato nei primi giorni. E dall'Alta Irpinia, che io ho telefonato a Enrico Berlinguer, alle botteghe oscure, per dirgli: bada, la situazione è molto più grave, molto più drammatica di quello che dicono giornali e televisione. Qui siamo in presenza di migliaia di morti, migliaia di morti, e tante persone sono sotto le macerie. Dopo la mia telefonata a Berlinguer, Enrico ha chiamato Sandro Pertini al Quirinale per dirgli: bada, lì è una catastrofe. Lo so dai miei che stanno sul posto. Passarono poche ore e Pertini arrivò ad Avellino e fece la sfuriata, che andò poi sui giornali e le televisioni di tutto il mondo, e finalmente qualcosa si mosse. Arrivarono i militari, arrivò l'esercito, finalmente si vide lo Stato che sembrava essere scomparso. E pochi giorni dopo Berlinguer è venuto in Campania e abbiamo fatto una importante riunione a Vietri sul Mare, esattamente a Raito di Vietri sul Mare, riunione di tutte le persone attive. E
E poi si è andati a contursi, lì vedete le foto, una riunione di tutti i quattro dirigenti comunisti del Mezzogiorno d'Italia, e poi con Berlinguer nei paesi più disastrati e distrutti proprio, nel cuore della catastrofe. E io vivo nella memoria Berlinguer con il suo cappotto, passava in mezzo alle macerie, le donne con i loro scialli neri che lo guardavano con occhi pieni di speranza. E assieme allo Stato, tanti e tanti volontari da ogni parte d'Italia, le tende, i campeggi, è stata una straordinaria esperienza. Ancora oggi a me capita ogni tanto, in giro per l'Italia, da Roma a Milano al Veneto, di incontrare persone che mi avvicinano e mi dicono: sai, io ho fatto il volontario a Lioni, a Sant'Angelo, a Caposele.